Gli aumenti del prelievo forzano una pressione fiscale già fuori linea e favoriscono le condizioni per ulteriori effetti recessivi. Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, sottolineando la necessità di ridurre la pressione fiscale e di una più equa distribuzione del carico fiscale. È da tempo che si è avuto modo di rilevare che la corruzione è divenuta da fenomeno burocratico pulviscolare, fenomeno politico amministrativo sistemico. La risposta pertanto non può essere di soli puntuali, limitati interventi, circoscritti per di più su singole norme del codice penale, ma la risposta deve essere articolata ed anch'essa sistemica. Inoltre, la metamorfosi del fenomeno criminale della corruzione ha comportato un significativo mutamento della natura del disvalore dei fatti di corruzione e del bene giuridico offeso. In effetti, la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica da un lato la legittimazione stessa della pubblica amministrazione e dall'altro, come più volte la Corte ha evidenziato, l'economia della nazione. Giampaolino ha auspicato anche una più equilibrata composizione di entrate e spese nel prossimo governo. Le dichiarazioni pesanti e significative del Presidente della Corte dei Conti di oggi sulla corruzione sistemica, che è la palla al piede dell'economia nazionale, conferma le analisi di Rivoluzione Civile. Noi siamo nati proprio per questo, siamo nati proprio per colpire la corruzione sistemica e abbiamo progetti per colpire i patrimoni dei corrotti. L'Alto Commissariato, che dovrà confiscare i patrimoni dei corrotti e dei grandi evasori fiscali, è la nostra risposta a Berlusconi, che invece incita all'evasione fiscale ed è stato spesso imputato e condannato per fatti di corruzione. Berlusconi vuole incita all'evasione fiscale prevedendo un condono, noi invece i evasori fiscali vogliamo punire, vogliamo togliere i soldi e restituirli ai cittadini per bene, ai cittadini onesti, perché Rivoluzione Civile è il movimento degli onesti. Quella sull'IMU è una polpetta avvelenata, perché poi ci sarebbero conseguenze finanziarie, che sono quelle che già oggi determinano qualche primo segnale di turbolenza nei mercati. A dirlo il premier uscente Mario Monti a proposito della promessa di Berlusconi di abolire l'IMU. Lo spazio per ridurre gradualmente e responsabilmente le tasse c'è, ma non è indipendente dalla credibilità del governo, ha precisato ancora Monti. Replica Silvio Berlusconi: sono disperati perché credevano di avere la vittoria a portata di mano, invece il loro programma va nella continuazione della politica di Monti: IMU, aumento IVA, no riduzione IRAP, l'imposta rapina per le imprese. Il sorpasso è a portata di mano, ha detto Silvio Berlusconi in un'intervista a Studio Aperto, ma suscita ancora polemiche la proposta del Cavaliere di un nuovo condono finanziario. Secondo noi è arrivato dall'alleato, la Lega Nord. Ha detto Maroni: non mi piacciono i colpi di spugna, non mi piacciono i condoni, ha commentato. Il presidente Berlusconi ieri pomeriggio dal Friuli ha spiegato bene qual era l'idea. Ha voluto fare chiarezza sul tema, dicendo che si tratta di una ipotesi agganciata a un riordino generale del sistema fiscale e tributario, che spesso prelude a ipotesi come quelle cui si è fatto riferimento, e tutto ciò in una logica di riordino generale del sistema. Giannino, Berlusconi continua a fare degli appelli, è un voto inutile votare Oscar Giannino, perché lei che cosa gli vorrebbe dire? No, Berlusconi è da tre giorni veramente che mi rivolge di tutto cuore, e lo ringrazio, questo appello, dicendo che è un voto inutile, e poi dice però ritirati perché mi fai perdere. Se fosse così inutile,
non varrebbe la pena di cotanto appello, no? Quindi evidentemente in questo appello così sistematico da parte di Berlusconi c'è la ragione profonda dell'utilità del nostro voto, perché evidentemente il timore evidente del capo della coalizione di centrodestra è che lo facciamo perdere, a cominciare dalla Lombardia, non solo la Lombardia, ma a cominciare dalla Lombardia, che è laddove poi scatta il premio di maggioranza in regioni importanti. Lo ringrazio di questo appello che non posso naturalmente adempiere, magari un appello diverso sarebbe quello che io potrei rivolgere a lui, cioè che lui si ritirasse, lui in definitiva è la sesta volta, per così dire, le cinque volte precedenti ha detto una cosa e ne ha sempre fatta un'altra, e forse dopo sei volte la cosa migliore sarebbe cedere il campo e prendere atto che c'è una società civile che si è messa in moto per sostituirli.